Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Imoren, Comifar Distribuzione S.p.A., sede, ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'è Imoren? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Imoren durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'è Imoren? Imoren è un farmaco a base del principio attivo ossitocaina cloridrato, appartenente alla categoria degli anestetici locali e nello specifico anestetici locali. È commercializzato in Italia dall'azienda Comifar Distribuzione S.p.A., sede. Imoren può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni. Imoren 0,25% crema rettale 20 g. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Comifar Distribuzione S.p.A., sede, ricetta. OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe. C, principio attivo. Ossitocaina cloridrato. Gruppo terapeutico. Anestetici locali. Forma farmaceutica. Crema. Indicazioni. Terapia sintomatica di emorroidi interne ed esterne, eczema perianale, ragadi, prurito anale, proctite. Posologia. 1, 3, applicazioni di crema al DA, impiegando quando necessario l'apposita cannula rettale. Non superare le dosi consigliate senza il consiglio del medico. Istruire il paziente sull'opportunità di mantenere un'accurata igiene locale, lavando accuratamente la parte dopo ogni evacuazione e di curare la funzione intestinale mediante una dieta ricca di scorie e fibre vegetali. Controindicazioni, ipersensibilità al principio attivo o altri anestetici locali dello stesso gruppo, nonché copyright ad uno qualsiasi degli eccipienti del prodotto. Il medicinale non va impiegato in presenza di sanguinamento. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'uso specie se prolungato del prodotto può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione in tale evenienza, occorre interrompere il trattamento ed adottare una terapia idonea. Impiegare la quantità minima di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono note interazioni medicamentose. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Imoren durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Imoren durante la gravidanza e l'allattamento? In gravidanza e durante l'allattamento, l'impiego del prodotto deve essere effettuato solo in caso di effettiva necessità e sotto diretto controllo medico. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono noti effetti negativi dell'Imoren sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine. Effetti indesiderati. Essendo scarsamente assorbito, non sono descritti effetti secondari indesiderabili generalizzati. Localmente possono manifestarsi una transitoria sensazione di bruciore e, raramente, reazioni di ipersensibilità da contatto. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono noti casi di sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Vasoprotettori, antiemorroidali per uso topico, anestetici locali a Eurocodice ATC. C05F06, ossitocaina. Proprietà farmacocinetiche. Non pertinente. Dati preclinici di sicurezza. La tossicità acuta dell'ossitocaina, principio attivo dell'Imoren, è stata assaggiata nel topo e nel ratto per via sottocutanea intraperitoneale. Le DL50 del farmaco sono risultate praticamente sovrapponibili nelle due, elenco degli eccipienti, olio di vaselina flu, lanette, poliossitilen sorbitan monostiarato, glicerina, sorbitan monostiarato, cloracetamide, acqua depurata. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.